In questo documentario racconteremo il nostro territorio. Il lago di Bracciano attraverso tre storie, tre attività produttive, che al meglio descrivono eccellenze e tradizioni, simbolo di un'identità forte, ma anche di un grande futuro. Sono Pietro Morichelli, proprietario insieme a mio fratello di Cantine Morichelli. Noi nasciamo come un'azienda familiare, è nata da mio nonno, poi passata a mio papà e poi passata a noi. Nasciamo più o meno negli anni 50 con mio nonno che faceva tutt'altro lavoro. Dal 78 all'81 mio papà ha piantato una vigna a tendoni insieme a tutta la zona di Trevignano. Erano più o meno una 42-45 ettari di vigneto in questa zona, però era a tendone. Noi abbiamo deciso dal 2014 di riprendere in mano l'azienda, farla nostra, modificare totalmente il sesso d'impianto, andare da tendone a filare. Quindi dal 2017 siamo operativi come Cantina Morichelli. Produciamo 4 bottiglie più una bollicina, 2 rosse e 2 bianche, facciamo un violone che è questo qui dietro alle nostre spalle, poi facciamo un vermentino che sta in fondo, poi facciamo un incrocio manzoni, un altro violone insieme al Syrah. Poi facciamo una bollicina, un metodo classico, 12 mesi sui lieviti, che è buonissima. Come si vede, la vigna ora è a fine ciclo vegetativo, vendemmia già portata in cantina. Noi siamo qua praticamente tutto l'anno, praticamente tutti i giorni. Ci occupiamo di ogni fase della filiera, dalla vigna alla cantina fino alla vendita, e per questo noi facciamo parte della FIVI, che è una federazione nazionale che raccoglie tutti quelli come noi che seguono tutte queste fasi senza l'acquisto di uva o vino. Quindi ogni singolo grappolo, ogni singola bottiglia passa dalle nostre mani. I nostri vigneti sono tutti e due vigneti che si affacciano sul lago e hanno più o meno un'altezza di 200-270 metri. Questa cosa è molto importante perché prende sia l'aria e la brezza mattutina, molto importante perché la zona collinare prende totalmente il sole dalla mattina fino alla sera, quindi si asciuga. È un aspetto fondamentale per la crescita e la fase vegetativa della pianta. Il legame con il lago di Bracciano chiaramente è molto forte per noi, anche diciamo tutto il discorso della terra che è fortemente vulcanica è molto importante per noi perché dà quella tipicità che hanno tutti e 5 i vini nostri, che è diciamo molto forte. Potevamo fare altro nella vita perché comunque nasciamo da una famiglia contadina e abbiamo radici nel terreno e vogliamo fortemente vivere il territorio. Dobbiamo stare all'interno dell'azienda agricola per proteggerla, per mantenerla e per renderla sempre più florida. Il futuro è sicuramente quello di continuare a coltivare la vigna puntando molto alla qualità delle uve e quindi dei vini, e crescere forse un po' anche nei numeri delle bottiglie, aggiungere una linea di vino. Il futuro io come sempre lo vedo in maniera positiva, perché comunque una vita senza agricoltura non può esistere. Certo, dobbiamo adattarci ai vari cambiamenti climatici, ma lo stiamo facendo e faremo di tutto per fare in modo che l'agricoltura e l'azienda agricola Cantina Morichelli sia sempre più florida.
Mi chiamo Michele Izzi, faccio il pescatore e questo è il mio lago. Da bambino andavo a pesca con mio zio e ci è presa sta passione, perché so passioni, sennò non so, questi sono lavori che se non ce l'hai un po' nel sangue, non c'è un po' di voglia, di piacere a stare in mezzo al lago, nella natura, non li fai. Ho scelto proprio da quando ero bambino di fare sto lavoro e poi dopo piano piano mi sono comprato una barca, un po' di reti e ho cominciato, via. Si parte tardo pomeriggio, si calano le reti e quando è la mattina verso le 3:30, 4 si va a raccogliere, si raccolgono le reti e si porta a terra il pescato e si porta alla vendita. Il pesce di lago, diciamo, come prodotto è un prodotto, specialmente quello del nostro lago, uno dei migliori, perché diciamo che il lago è un serbatoio idrico. Quindi come inquinamento è zero l'acqua, è molto pulita, è uno dei pesci migliori dei laghi del Lazio e anche penso anche d'Italia. C'è l'anguilla, c'è il coregone, c'è il luccio, c'è il persico reale, anche se poco, c'è il black bass, persico trota, il lattarino. Poco di tutto, perché diciamo che purtroppo da una decina d'anni ad oggi come semine, come riproduzione ce n'è stata poca e niente. Quel poco, diciamo, è stato fatto con il prodotto nostro. Si potrebbe migliorare tutto, perché qui non, diciamo che sto lago è stato, so 10 anni che è lasciato morire, detto proprio in parole povere. Le semine, vanno rivalutate le semine. Semini in avanotto oggi, lo peschi fra 3 anni. 10 anni di non aver seminato pesce, non aver immesso pesce nel lago, ha comportato che prima che riprende un circolo buono ci vogliono minimo altri 3-4 anni se si parte da adesso. Altrimenti ogni anno va sempre in caduta libera. Fai il lavoro che ti piace e non lavori in giorno. Quindi faticoso, per carità, un po' di sacrificio che ti devi svegliare la mattina presto, quando fa freddo, però alla fine questo è il lavoro che lo fai, non devi chiedere niente a nessuno e non devi dare niente a nessuno. Ho visto qualche altro lago, ho girato altri posti. So sincero, io sono innamorato del lago mio. A me piace proprio sto lago, non so pure che peschi poco. Cerchi sempre di andare sempre a cercare qualcosa di pesca sempre di più, diciamo, via. Mi chiamo Germano Bonetti, vivo qui a Bracciano e ho un allevamento di vacche maremmane. La nostra è una tradizione di famiglia, sono circa o 3 o 4 generazioni che alleviamo bovini. La nostra giornata lavorativa si svolge la mattina, si parte alle 6:30 accudendo gli animali qui in stalla e poi nella seconda parte della mattinata si parte e si va giù dalle vacche con i vitelli che si approvvigionano di fieno. Il nostro allevamento non è cambiato mai, perché le vacche si trovano allo stato brado per 365 giorni l'anno, solo nell'ultima parte i vitelli vengono indirizzati nella stalla per fare l'ultima parte di ingrassaggio per andare al macello. Tutto quello che mangiano i nostri bovini viene tutto prodotto da noi su terreni biologici, dato che la mia azienda è prettamente biologica.
La bestia è cresciuta a Bracciano, allevata a Bracciano e viene, il prodotto viene venduto su Bracciano. È una carne molto particolare perché indubbiamente la vivenda allo stato brado ha un'attività fisica e poi i prodotti che mangiano sono prodotti locali senza aggiunta di mangime o altre cose. Il terreno sul lago di Bracciano è molto particolare perché essendo un terreno vulcanico è ricco di ferro, perciò sono tutte qualità che andremo a ritrovare sulla carne. Il bestiame mangia dall'erba, l'erba trae il nutrimento dalla terra e tutto quanto fa un ciclo completo. Il futuro di questo lavoro è impegnato perché ti impegna tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e adesso trovare giovani che si danno al 100% in agricoltura è difficile. Spero che qualcuno della famiglia continui questa tipologia di lavoro e speriamo bene. La nostra terra, il nostro lago. Questi siamo noi.